10 anni in Coseva, proviamo a raccontare in pochi secondi che cosa è successo in questo periodo. Sono successe tante cose, in 10 anni una bella esperienza, sono contenta che sono arrivata a questo traguardo e speriamo di andare avanti. Sono partita come centralinista e poi ho fatto un po' di tutto, dalle gare d'appalto alla qualità, alla sicurezza, adesso contabilità, insomma ho girato un po' tutti i campi, tutti i settori dell'amministrazione. Dietro di lei prosegue la festa dopo la chiusura dell'assemblea, quanto vi sentite veramente una famiglia all'interno di questa cooperativa? Beh, noi siamo tutti una famiglia, io mi trovo bene, sono contenta, insomma, siamo tutti molto legati, almeno per quanto riguarda la mia piccola parte dell'ufficio e la zona di qua, di Imperia. Lei è di nascita di un comune qua vicino, quanto sente la capacità di Coseva di vivere anche il territorio circostante? Beh, si sente, si vede anche qua vicino che Coseva è sempre presente, cerca di essere sempre presente anche con Delta Mizza, che è la cooperativa che collabora con noi, quindi la sento presente. Novello oggi ha detto che sarete anche in grado di osare, di ampliare anche la vostra attività anche ad altri paesi come la Francia. È un qualche cosa che vi inorgoglisce o vi spaventa? Beh, sicuramente è motivo d'orgoglio, perché sempre per espandersi fa sempre bene, per far crescere Coseva. Sicuramente un po' fa paura perché è una cosa nuova, però ci proviamo.